Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Noi siamo contrassegnati da numeri. È inevitabile del resto, se si vuole un minimo d'ordine ed efficienza, non può che essere così. Ma ci sorge un dubbio. Non è che siamo dei numeri anche davanti a Dio? Ebbene no, tranquilli. Ognuno è unico agli occhi di Dio e perciò unico può essere anche agli occhi dei suoi simili. Quale altro senso possono avere se non questo le parole di Gesù in questa prossima domenica? Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. Perché tutta questa sollecitudine per il fratello se è stato lui a recarmi offesa? Non toccherebbe a lui fare il primo passo? No, tocca a me, l'offeso. Perché ognuno è unico agli occhi di Dio, anche se è un fratello che mi ha fatto del male. Dio non può permettersi di perderlo. E nemmeno la comunità che è la sua famiglia su questa terra. Infatti, lo scopo di tutta quella sollecitudine è guadagnare il fratello. In altri termini, se quel fratello si rovina oppure si salva, sei tu. È la comunità tutta intera che ne perde o ne guadagna. È tanta la stima, la considerazione che ha Gesù Cristo per la sua Chiesa, per la sua comunità, da investirla tutta quanta di un potere eccezionale. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, afferma. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Non solo, ma aggiunge ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Essere insieme, d'accordo e in sintonia, si direbbe che questa è la lunghezza d'onda giusta per sintonizzarsi anche con il cielo, con Dio. Anzi, a questo punto sono addirittura annullate le distanze tra terra e cielo. Infatti, là ci sono io, in mezzo a loro, afferma il Signore. Ecco ciò che qualifica quello stare insieme, la presenza di Gesù. Una comunità può essere piccola, povera, perfino scalcinata, ma se è fatta di gente che ha deciso di credere in Gesù Cristo, Lui è presente. E allora quella comunità è molto più che la somma dei volti o dei nomi delle persone che la compongono. Allora ci si può permettere di vedere noi stessi e gli altri come ci vede Dio, con la sua stessa stima, con il suo stesso amore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.